Ciao ragazzi, in attesa dei classici podcast voglio farvi vedere cosa ho preso nel mio ultimo viaggio in Giappone, tra riviste, gadget e magliette. Mi piace sempre comprare qualcosina, quindi ecco, condivido con voi, a partire dalle tazze di Final Fantasy, della serie di Final Fantasy, Chocobo, Muguri, Kupo, molto carine. Poi abbiamo un po' di portachiavi, come quello di Doraemon, che è immancabile, uno dei miei preferiti in assoluto, e quindi ogni volta compro qualcosina. Kirby, che invece regalerò, in versione Tokyo Tower. E poi abbiamo la figure in stop motion di Totoro di Studio Ghibli. Dico Studio Ghibli perché loro lo chiamano così ed è un nome proprio, ecco, in generale sarebbe Ghibli, come l'aereo nostrano, però ecco, in questo caso Studio Ghibli, molto carino. Totoro, uno dei film animazione di Studio Ghibli più carini che ho provato. Poi numero uno di One Punch Man, che in buona sostanza si legge dalla destra verso sinistra, come tutti forse i manga giapponesi, in bianco e nero. Poi abbiamo la rivista PlayStation, la rivista classica. Sono ancora abbastanza diffuse le riviste in Giappone, ci sono tanti contenuti, inserti e così via. Ci sono tante cose da visualizzare, c'è una parte dedicata anche a Yoshida, ci sono inserti, Death Stranding e altro. Questo è Famitsu Weekly, famosissima rivista anche da noi, perché spesso arrivano delle recensioni in anteprima, soprattutto prima arrivavano recensioni in anteprima, con i quattro redattori. C'è un inserto, qui si parla di Final Fantasy XIV. Poi ci sono cose a colori, cose meno, qualità delle pagine non sempre uguale. E poi questo invece è l'artbook di Mickey Mouse per i 90 anni. 90 anni in sottoforma di manga, molto molto figo. Cerco di farvelo vedere per quanto è possibile. Quindi c'è Mickey Mouse, Topolino e tutta la sua combriccola reimmaginato in chiave manga, molto molto figo. Passiamo alle magliette. Death Stranding in realtà l'ho presa a marzo, la maglietta di Death Stranding, anzi no, scusate, questa è il TGS di settembre, quindi classica, Hideo Kojima. Abbiamo magliette invece in versione UT di Street Fighter 2, in questo caso, sul taschino, e poi certe volte c'è anche dietro. E questo qui, vedete, con la selezione degli 8 personaggi principali di Street Fighter 2. Questa invece è legata a Super Mario, avanti col taschino, e dietro Super Mario Bros. Un giocatore, due giocatori. Poi una Pixar, con il classico iconico logo davanti, e dietro invece la scritta Pixar. Ancora un'altra di Super Mario, versione 8-bit, con, vedete, la B per il salto e la croce digitale, e dietro bianca. Per finire poi con un'altra maglia di Street Fighter, molto bella, e dietro bianca. Questo è quanto ragazzi, quindi era giusto per condividere con voi la mia passione, che è ancora bella forte nerd, geek, chiamatela come vi pare, e ci vediamo al prossimo video. Finalmente si riparte con i podcast. Ciao ragazzi.